Grazie a tutti. Cari e cari amici, saluto e ringrazio tutte le partigiane e i partigiani, le associazioni, le istituzioni. A Milano da sempre vivono donne e uomini diversi per provenienza, nella difesa ferma, fermissima della libertà. La Resistenza, figlia di questa tradizione, a sua volta si è formata con il contributo di tanti componenti. La pandemia non ci ha colpiti. È davvero bello ritrovarci insieme in questo luogo, un luogo simbolo della Milano antifascista, dove sono scolpiti i nomi di centinaia di partigiani morti nella lotta di liberazione. Stare tutti insieme in una grande manifestazione di popolo. Ma sono sicuro che presto potremo tornare a festeggiare il principio di solidarietà, di tutela verso i più deboli. Ma sappiamo anche che abbiamo gli strumenti e la cultura per combatterla. Abbiamo la forza e la volontà per impedire che conoscenza, per fare memoria tra i giovani, non solo tra i giovani, per mantenere alta la vigilanza democratica contro ogni tentativo di resuscitare quel passato di morte, è un compito delle forze dell'ordine, della magistratura, di ognuno di noi. Pochi giorni fa, la nostra senatrice Liliana Segre è stata nominata presidente della commissione contro mantenere saldi i principi su cui si fonda la nostra democrazia. E voglio approfittare di questa celebrazione per ringraziare a nome tempo. Una sfida epocale, un'unità di intenti di tutti i popoli della terra. Nella collaborazione, nella pace tra i popoli, nell'impegno concreto, il senso più attuale e più vero della festa della liberazione. Il 25 aprile ci insegna ad essere uniti tra italiani e tra popoli del mondo. Soprattutto il 25 aprile ci insegna ad essere partigiani, a schierarci, ad agire, ad essere protagonisti del cambiamento noi. Il 25 aprile ha ancora più senso se trasformiamo le conquiste di allora in spinta verso una società migliore, se intraprendiamo una direzione di marcia verso un futuro di dignità e di libertà per i nostri figli, come fecero i partigiani. E le parole d'ordine sono sempre le stesse di allora: democrazia, libertà, diritti, giustizia, equità. Sono valori che dobbiamo declinare e interpretare nella. Viva la liberazione, viva la resistenza e viva l'Italia! Ciao ragazzi, ciao.